Ragazzi, welcome back. Sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web, e abbiamo fatto questo time skip, nonostante in realtà sia stato comunque molto gestito attraverso scene correlate l'una dall'altra. Le mappe sono state esplorate, ora il nostro inquisitore è cresciuto un po', l'inquisizione con lui, abbiamo scoperto qualche approfondimento grazie al nostro entourage, è il momento di raggiungere Hook, e con essa la nostra scena, l'avanzamento della storia, e quello del personaggio, anche a livello di gameplay, che è sicuramente secondario ma presente. Arriverà la specializzazione di Phalanx. È sorprendente come le cose si stanno muovendo. Vedrete. Andiamo. Certo che l'engine ha qualche problema con tutto ciò che rappresenta capelli, eccetera. Peccato, peccato. Speriamo che col prossimo non utilizzino esattamente il Frostbite, perché abbiamo visto che ha tanti, tanti problemi per quanto concerne i giochi di ruolo. Tuttavia, siamo partiti. Andiamo a parlare con qualcuno che ha ben a che fare sia con Oak che con Corypheus. E poi salutiamo il perennemente dimenticato. Quelli erano gli specialisti. Corypheus is back. Oh, shit. We'll talk to this warden friend of Hawks and draft a plan to kill this darkspawn. We didn't just think Corypheus was dead. He was dead. No pulse, no breath, full of stab wounds. There wasn't a lot of room for doubt. It makes me wonder. I thought the wardens imprisoned Corypheus to use him. Maybe they did it because he can't be killed. Già, questo è un pensiero che all'epoca era completamente fuori dallo scibile. How did you and Hawk even wind up in a Grey Warden prison for ancient darkspawn? Corypheus sent people after Hawk. He actually got control of an entire Carta clan. Made them drink darkspawn blood. Weird shit. We tracked the Carta to an old dwarven fort or something in the mountains. Of course, it turned out to be a trap. They needed Hawk's blood to open the locks holding Corypheus, and they drew us into the prison to get it. Nothing is unkillable. I'm not so sure about that. Do the things in the Fade really die? Beggar's breath, what have I let loose? Andiamo subito da Solas a chiederglielo, perché ci stiamo molto, molto, molto confondendo tutti. E soprattutto non è colpa tua. You had nothing to do with this, Varric. I was the one who led Hawk to Corypheus. If I hadn't tracked the Carta to that ruin. But you've got more important things to do than listen to me worry. Just let me know when you want something shot. Beh, è il momento di andare. È interessante il modo in cui si distinguono i personaggi, vero? Pensate a Vivienne, nello scorso episodio. A Dorian, che è nel luogo dove si può leggere, studiare e approfondire. E Blackwall, in questa stalla. Che, guardate un po', si diletta a costruire grifoni di legno. Sono bei dettagli. La famosa narrativa silenziosa. Ma non sempre tale, quindi. Heard you found something that had to do with wardens. Would have liked to have seen it. I've been meaning to thank you. There are 100 things that need your attention. You didn't have to take the time to help me. And yet you did. Vi ricordate? Non l'abbiamo in parti, però, appunto, l'ho fatto per la causa, Blackwall. The Inquisition must do many things to gain support. Of course, you would have considered every angle, every advantage. I've never been more certain of my decision to join you. Meraviglioso. There will be opportunities for us to do even more in the future. Then I look forward to it. Bene. Penso
che una bella opinione su Corypheus sia importante. Sull'Inquisizione non ci serve ancora, l'abbiamo già avuta in maniera molto esplicita, e sarà estremamente bello in futuro chiedere ai vari membri, oltre alle cazze indedicate che sono le vere, diciamo, i veri procedimenti di avanzamento della loro storia, del nostro rapporto con loro, invece approfondire le opinioni. How much do you know about Corypheus? Not much. I always thought the stories of magisters corrupting the Golden City were just that, stories. I didn't expect them to be true, and I certainly didn't expect to find one of them still alive. Let's discuss something else. Varric's friend Hawk said there were suspicions of corruption in Grey Warden ranks. Do you know anything about that? Corruption? What sort of corruption? Corypheus. He's been known to influence the minds of wardens. That could very well explain why so many have disappeared. Beh. Tu come ti senti? Are you feeling all right? No voices or anything? If I start hearing things, I promise you'll be the first to know. Nothing right now. Perhaps in a bit. Eccentrico, vero? La cosa più importante è stata la conversazione con Varric. Adesso è arrivato effettivamente il momento di proseguire. Andiamo al tavolo da guerra, fellow Inquisitors. Le mappe ancora da esplorare sono tante, decisamente. Ma ora come ora, concentriamoci sul futuro. Tra cui, secondo Dorian, nonostante molti magister del Tevinter non sostengano i Venatori, allo stesso tempo non alzano un dito per impedire a questi ultimi di seminare il caos nel sud. Tuttavia, ce ne sono alcuni che considerano il culto per quello che è e intendono smascherarlo. Un magister a Carinus, di nome Mevaris Tilani, sta cercando di introdurre una legge al Senato Imperiale che contribuisca ad annullare l'attività dei Venatori nel Tevinter, almeno lì. Dorian suggerisce che il silenzioso sostegno dell'Inquisizione sarebbe di grande beneficio e potrebbe contribuire a guadagnare anche quello dei magister che temono Corypheus. Il Tevinter è una terra in cui i segreti sono delle armi. Armiamo dunque questo magister contro coloro che si oppongono al suo voto. Oppure, ho dei contatti, anche se non molti, tuttavia qualche scambio di favore potrebbe aiutare questo magister. Beh, piuttosto che andare a insozzare il Tevinter ancora di più, andiamo con Josephine. Mio messer inquisitore, nonostante il vostro apprezzato sostegno, mi rattrista informarvi che la mia mozione al Senato è stata respinta. In realtà la cosa non mi sorprende. Ai miei colleghi del Magisterium non piace che la loro libertà venga in qualche modo vincolata. Tuttavia, di certo non era questo il punto della mozione. Si trattava di un discorso che andava affrontato e il vostro sostegno mi ha permesso di farlo con un'incisività altrimenti impossibile. Perciò vi ringrazio. Con un po' di fortuna, questo potrebbe farci guadagnare il sostegno di chi la pensa come me. Potrebbe anche attirare l'attenzione dei venatori che tramano nell'ombra, tuttavia. Bene, insomma, che vengan pure. Di certo non abbasserò le armi davanti a loro. Vi invio alcune cose che spero non siano di aiuto. In attesa che bla bla bla. Perfetto. Esprimete i miei migliori saluti a Dorian. Quel giovane è un'orchidea a cui piace il caldo. Starà avvizzendo nel gelo delle montagne. Eccezionale. La resistenza del Tevinter. Ho novità da parte di Mevaris. Pare che la sua opposizione abbia guadagnato il sostegno che sperava. Il fatto è che tale sostegno giunge sotto forma di magister idealisti senza un vero potere, quando invece i pezzi grossi sono coloro che considerano il suo gruppo una potenziale minaccia. Leggendo fra le righe, direi che Mevaris è più nei guai di quanto non voglia farci credere. È ingegnosa, ma ora più che mai ha bisogno di aiuto, o la sua opposizione potrebbe fermarsi qui. La decisione non spetta a me, ma io credo che qualsiasi nemico dei Venatori dovrebbe essere nostro amico. Cullen, che ne pensi? Mandiamo qualche templare, ovviamente camuffato, templari veri che possano annullare la magia. Non dovrebbe servirle altro aiuto. Dai forte, Cullen. A quanto pare Dorian aveva ragione. Non solo i templari del Tevinter non possiedono la capacità di annullare la magia, ma anche i magister sono confusi di fronte a tali artifici. La proprietà del Magister Tilani è stata assaltata, ma il nostro agente Sir Belinda Darrow ci informa che l'attacco non è andato a buon fine e che la cosa dovrebbe fermarsi lì. Il Magister Tilani manda... Manda i suoi ringraziamenti insieme a qualche manufatto sottratto dagli assalitori. È un fazzoletto profumato, ma niente domande, per favore. Wow. Ok. Wow, ferma la guerra tra Nevarra e il Tevinter.
E come potete notare, le cose avanzano, no? Il nostro potere accelerare i tempi in questo aiuta parecchio. Inquisitore, sia Altewinter che sia Nevarra stanno combattendo contro dei venatori trincerati lungo i loro confini. La battaglia non sembrava cessare mai finché l'Inquisizione non ha inviato dei soldati che hanno ricavato una vittoria da una sconfitta che sembrava certa. In passato entrambi gli schieramenti hanno tentato di esercitare il proprio dominio su questa zona e pare intendano ripetersi. Solo la presenza dei nostri soldati impedisce lo scoppio di una guerra. Non possiamo permettere che ciò accada. Per il momento entrambe le parti stanno ascoltando il nostro consiglio, ma dobbiamo convincerli a far rientrare le truppe alla base. Eserciterò pressioni in entrambe le direzioni per raggiungere questo scopo. E vai, decisivi e celeri. Grazie agli sforzi di centinaia di negoziatori, alleati e qualche contatto personale, Nevarra e Tewinter hanno ordinato malvolentieri ai loro soldati di tornare nelle rispettive città. La terra contestata è stata divisa in due. Oggi abbiamo scongiurato una guerra. Non aggiungerò altro. Perché non esiste ricompensa migliore di questa. Come potete notare, anche al banco da guerra cerco di in qualche modo sintetizzare molte realtà che in qualche modo esploro prima di gettarci nella missione, tra cui quest'ultima. Abbiamo ricevuto un messaggio da Orzammar. Sapendo che un antico prole oscura minaccia il Telas, Re Belen, ragazzi, anche questo l'abbiamo vissuto in diretta noi, ha dichiarato ufficialmente il suo sostegno all'Inquisizione. Fantastico. I nostri emissari sono tornati. Orzammar ha donato alla nostra causa alcuni tra i guerrieri più formidabili della Legione dei Morti. Secondo il re, sono cacciatori veterani di prole oscura, davvero indomiti. Il re ha anche offerto una parte delle ricchezze di Orzammar, consapevole della minaccia che Corypheus rappresenta. Ci siamo, ragazzi. È arrivato il momento di andare in missione. Good to see you safe, Inquisitor. We've got trouble ahead. Che succede? Are the Red Templars here? There's a few up in the hills, but for once, they're not our biggest problem. What is? Oh. È un portale, è un varco. Oh. Crestwood was the site of a flood 10 years ago during the Blight. It's not the only rift in the area, but after it appeared, corpses started walking out of the lake. You'll have to fight through them to get to the cave where Sir Hawk's Grey Warden friend is hiding. Accidenti. Grazie dell'avvertimento. More walking corpses. At least they won't be a surprise. I nearly stepped on one in the grass the other night, before it started moaning. Maybe someone in Crestwood can tell you how to get to the rift in the lake. Maker knows they'll want help. Good luck, and please be safe. Iron Bull. The Iron Bull si divertirebbe tantissimo qui. Molto bene, ragazzi. Permettetemi di farvi vedere ancora una volta, ogni tanto, specialmente nelle mappe di trama, perlomeno, quanto è bella la maniera con cui le ambientazioni sono mostrate. Certo, dopo un po' stuccano, talvolta sono dispersive e staccano un po' il ritmo, specialmente a causa del lento looting di materiali utili all'Inquisizione e così via, ma sono sinceramente bellissime. Rapporto. Perfetto, sapete benissimo come ci tengo durante la narrativa a potenziare il nostro, diciamo, chiamiamolo esercito? Troppo forte. La nostra organizzazione. Mi sembra più opportuno. Andiamo. Anche se sto andando contro l'uscita della mappa, col montaggio farò le magie. That cave. È così. Glad you made it. I just got here myself.
My contact with the warden should be at the back of the cave. Va bene. Possiamo fidarci di lui? Sarebbe quasi una mancanza di rispetto. He's not the only warden around here. It's a good thing his friends didn't find him in Crestwood. Yes, I saw them earlier. They've been told he's a traitor in order to capture or kill him. How much blood is shed by good men following bad orders? E tu ci sei abituata, eh? Eccezionale che sia un ladro, vero? È tutto perfettamente legato a ciò che era in Dragon Age 2. Che atmosfera. Si sente quasi l'umidità. Non è un bel posto, non sono certamente simboli pacifici questi. Che succede? Let's go. Già, let's go. Accidenti. Addirittura un'incisione sulla pietra nuda della roccia, sulla roccia nuda della grotta. Oh. Non ci credo. It's just us. I brought the Inquisitor. Warden Loghain MacTyr. I believe we have a common cause, Inquisitor. Ragazzi, ragazzi, vi rendete conto di come lo spirito ci ha portato qui? Quello Loghain, vivo, custode, e dinanzi a Phalanx, dopo Maiku, dopo Shenya. E certamente per Phalanx è logico sapere chi è dopo le sue ricerche, studi e approfondimenti. There was a Loghain who joined the Wardens after he lost Ferelden's throne. The traitor Terran. Yes. I've heard all the names. Then that's you. I've been a warden for 10 years. They will never fully consider me theirs. Something I've had cause to be grateful for recently. Aiutatemi a capire. Most of you wardens disappear. Then I run into a darkspawn magister named Corypheus. You think that one might have something to do with the other? I believe so. After Hawk killed Corypheus, Weishaupt was content to forget the whole affair. If an archdemon can survive seemingly mortal wounds, why not Corypheus? I began to investigate. I found evidence, but no proof. And then, soon after, every warden in Orlais began to hear the calling. Maker, why didn't you tell me? I didn't believe it concerned you. Cosa? Non è irrilevante. Esattamente, noi abbiamo un'idea di cosa sia, no? The Calling, ne abbiamo letto in passato, però la verità è molto, molto più oscura di quello che sembra. Io la conosco, però che cos'è il richiamo? Is the calling some sort of Grey Warden ritual? The calling is a portent, like crows circling the battlefield before the fighting. It tells the warden that his time has come. First are the dreams, and then a voice whispers in the back of the warden's head, just at the edge of hearing. And that is when the warden goes down to the deep roads to die with honor. And every Grey Warden in Orlais is hearing that right now. They think they're dying. Yes. Thanks to Corypheus, I believe. Yeah. If the Wardens fall, who will stop the next Blight? That is what's panicked my brethren. Justamente. So Corypheus isn't controlling them. He's bluffing them with this calling. And they're falling for it. Esattamente, questa cosa è gravissima, è pericolosissima, potrebbe portare alla fine del mondo. Cioè, è la classica cosa che accade nei fantasy, ma in questo caso è contestualizzata in maniera molto preoccupante. I guardiani che cadono nelle vie profonde o diventano parte di loro. You said all the wardens are hearing the calling. Does that include you? Yes. It's like an itch. Back of my mind. At times it's barely there at all. But then I find myself starting to hum it under my breath. It is vile,
I can understand why so many wardens have gone mad from fear of it. Lo capisco. Hanno paura. So the wardens think they're dying and have stopped thinking clearly. That won't go well. A blight nearly destroyed Ferelden. A blight without wardens to stop it might well destroy the world. Esatto. Bella lei. Warden Commander Clarell proposed a ritual involving blood magic. A desperate measure to prevent further blights. Come? When I protested the plan, called it madness, they tried to arrest me. Ah. Grey Wardens are gathering here, in the Western Approach. It's an ancient Tevinter ritual tower. Meet me there, and we will find answers. Questa cosa è molto, molto grave. Il motivo è che ciò che ha portato quasi all'arresto di Loghain, che lo ha costretto a raggiungere praticamente una caverna pur di poter parlare con l'Inquisitore, Shenya Hawk, è fondamentalmente la paura, il terrore, la confusione mentale di questa chiamata. Se vogliamo stoppare i miei fellow wardens, dovremmo arrivare alla loro ritual tower in the Western Approach. D'accordo. You said that Clarell was Warden Commander. I thought that the hero of Ferelden led the Wardens. There's more than one Warden Commander. Each oversees a region, most often a single nation. The man you speak of was Warden Commander of Ferelden. He disappeared some time ago. It's possible he joined the rest of the Wardens, although I cannot say for certain. Mm-hmm. Molto comodo, sceneggiatori. Non vedo l'ora. Cosa sanno, però, i custodi? Corypheus was imprisoned by the Wardens, right? So they must know who or what he is. Secrets are a habit with the Wardens. One that costs many lives. Some knowledge is too dangerous to share. I knew little of Corypheus, and that was more than most. No one thought that knowledge would be vital. E pensate a... I'll talk to you later. Quante effettive differenze avremmo potuto avere qui. Loghain... un certo altro biondo principe. Insomma, le chance non erano poche, anzi, sono veramente contento di come tutto si sta evolvendo. Hawk, no, per favore, Hawk, non farmi questo. I heard what he said. Hopefully we'll find some answers in the Western Approach. Though I fear what those answers will be. I've seen too much blood magic to ever trust where it leads. Esattamente. Tra l'altro, deliziosa scenetta comica, come se lei si fosse messa lì per poterlo guardare negli occhi. Ragazzi, andiamo. Inquisitor, welcome to the Western Approach. We've sighted warden activity to the southwest, but no one's been close enough to figure out what they're doing. Between the sandstorms and the vicious wildlife, we haven't made it far out here. One of my men got too close to a poison hot spring and gave me a slightly delirious report of a high dragon flying overhead. In short, this might just be the worst place in the entire world. Be careful out there. Ja. Well, it's good to know what I'm in for. Sorry, I don't have more for you. We intercepted a Venatori messenger and, persuaded him to give up the orders he was carrying. We have them here. This entire place. It just... feels like something's not right. Be careful. Beh, viviamo la Dragon Age e qui, ora come ora, che i draghi tornino a volare così liberamente nei cieli non è assolutamente una buona cosa. Quindi partiamo dal rapporto e vediamo un po' come avvicinarci a questi custodi che si sono sì radunati, ma lo abbiamo scoperto poco fa, in maniera ben poco naturale. Vediamo un po'. Messaggio dei Venatori. Intercettato. Octavian, con i nostri alleati templari che hanno abbandonato la loro miniera nelle gole, dobbiamo concentrare i nostri sforzi sugli scavi e sui tentativi di evocazione. Scambio due chiacchiere con i nostri collaboratori nell'artiglio bianco. Dell'artiglio bianco. Nel frattempo, ti mando altre risorse. Service. Evocazione. Ovvio pensare a demoni immediatamente. Magia del sangue. Sono venatori. Ragazzi, questa è la mappa desertica di Inquisition ed è nostro dovere a questo punto intercettare prima di tutto non soltanto un ordine, ma la loro organizzazione in questa mappa, in questa zona. E infatti,
la situazione grana. Accanto all'accampamento già abbiamo un varco. Wow, wow. Guardate, in questa grotta stiamo osservando il possibile laboratorio di non soltanto estrazione di lirium rosso, ma anche di intrusione, inserimento, trasformazione. This answers the question of all those abandoned carts. Già, nonostante che delle iene si mettano a infastidirci in questo momento, è abbastanza anticlimatico. Posso? Grazie. Tutto questo, tra l'altro, è esplorazione opzionale, ma permette di dare un'occhiata alla situazione e dimostrare che effettivamente o non a tutti funziona questa forma di fusione con l'Irium Rosso, o peggio, molto peggio. Sappiamo già chi è adesso. Dici di dare ai Templari quello che vogliono, senza fare domande. Perciò smetti di fare domande. Vogliono profughi e viaggiatori, e noi glieli daremo. Beh, collezionabili a parte, stanno cercando di fare qualcosa con questi corpi, con questi poveracci. Non sono Templari. Sono cavie. Forse esiste qualcosa di persino peggiore della magia del sangue, non trovate? Già. È molto tempo che cerchiamo di distruggere il Lirium Rosso nelle varie mappe. Ma più lo facciamo, più troviamo cose piuttosto inquietanti nella Tana del Bianconiglio. We won't be fighting that creature. Oh beh. Temo che un giorno lo faremo. Anche solo come dimostrazione di forza. Fai bene ad andartene, amico. Tipo cartone animato, tra l'altro, quando si è glitchato tra i modelli ha fatto come su Scooby-Doo, vabbè, e non solo Scooby-Doo, è proprio un trope d'animazione occidentale. Allora, quello era un drago, e se posso darvi uno spoiler, è forse una delle battaglie più belle nel come comincia all'interno di Dragon Age Inquisition, la ricordo, ovviamente opzionale, ma ciò che mi ha portato qui sono queste lastre, lastre che portano simboli della Chiesa, in maniera molto misteriosa, e non posso che dirvi e di evidenziarvi l'ovvio. Phalanx ne è interessato. The trail leads on. E noi la seguiremo. Questi sono gas,
Esatto. The air is poison. We can't get through. Someone at Skyhold will have a solution. Già. Questo è un bel esempio di interazione tra mappa e tavolo da guerra. Andiamo. Possibile che ci stiamo avvicinando a qualche rovina? Cosa potrebbero essere questi piccoli monoliti, queste pietre? Una sorta di percorso di pellegrinaggio. Le distese. Ma è qui che si combatteva il drago. Lo ricordo. È molto pericoloso muoverci qui. Una fenice. No, un Varghest. Creature pericolose. Una di quelle bestie di cui sarebbe interessante leggere il codex. No, volevo farla morire. Ah no, è stata controllata. Perfetto. Ora lo è. Ora lo è. In forma di spirito. Ma per poco. Niente male, no? Le skill dei nostri guerrieri. Non è male come parti. Ma il suo corpo è rimasto qui, dove è caduta. Scaglie di Varghest. Vedete? Questo è un piccolo dettaglio di gameplay. I materiali permettono una personalizzazione del crafting piuttosto avanzata. Non necessariamente utile se non per un min-maxing esagerato, ma... vediamo. Lasciane un'altra. Stiamo molto attenti a ogni ruggito. Non è intenzione di Phalanx affrontare un altro drago adesso. The end must be nearby. Già. Wow. Una barriera d'energia. Magia che protegge... Cos'è? Un mausoleo? Di che si tratta? Già, lo so. Devo prendere il controllo di Dorian. Dorian, pensaci tu. Tracce della chiesa. Ragazzi, è tremendamente interessante. Questa è una scelta di gameplay dettata dal roleplay. Wow, claustrofobico. Che bella art direction. Peccato che la foschia è andata via. Oh cielo. Cosa? Questo fuoco arde ancora. Scrigni, pergamene, libri. C'è molto da leggere qui. Al di là di piccole sciocchezzine d'open world. Per quanto curate moltissimo, perché ogni pezzo del mosaico, dei mosaici, è unico. La creazione di un filatterio. Oh cielo. Lasciamo riposare il ragazzo la notte in cui fu condotto alla cuspide bianca. Convinsi l'alto comandante Belrose a rimandare il rituale alla mattina seguente. Il viaggio era stato lungo, il poveretto riusciva a stento a tenere gli occhi aperti. Era impossibile che tentasse di fuggire in quelle condizioni. Medin gli trovò una branda pulita accanto agli altri giovani apprendisti e quando arrivai con la sua cena era già profondamente addormentato. Il mattino seguente mostrai a Medin come preparare la fiala. Innanzitutto serviva un semplice talismano per preservare e proteggere il vetro. Poi era necessario, interessante, questa cosa sono dettagli molto importanti per dare coerenza, no? Alla resistenza di alcuni oggetti e alla loro capacità di essere contenuti nel tempo, cioè conservati nel tempo.
Poi era necessario, non stiamo, stiamo attenti a parlare di contenere qualcosa nel tempo perché recentemente abbiamo avuto problemi a riguardo. Poi era necessario un incantesimo per impedire la formazione di grumi di sangue. L'ultimo passo richiedeva la presenza dell'apprendista, quindi inviai una giovane recluta templare a comunicare che tutto era pronto. Il ragazzo fu scortato nella stanza da Belrose in persona. Aveva l'aria di essersi appena svegliato, il viso sporco, forse ancora dal viaggio compiuto il giorno prima. Lo feci avvicinare e gli spiegai il rituale mentre gli pulivo la guancia con una manica. «Dobbiamo prenderti del sangue», gli disse. «Tu sei speciale e non vogliamo che tu ti perda. Se dovesse accadere, il sangue ci consentirà di trovarti e riportarti a casa». Quanti livelli di lettura. Un bambino. Affidai il bisturi a Medin. Quel giorno le mani mi tremavano più del solito e non volevo praticare un taglio troppo profondo. Mentre tenevo fermo un ragazzo, Medin gli incise delicatamente il palmo della mano, come da mie precise istruzioni. Il ragazzo iniziò a piangere e dimenarsi, ma Medin gli tenne saldamente la mano e fece gocciolare il sangue nella fiala. Poi lanciò l'incantesimo che l'avevo insegnato. Il sangue dentro la fiala prese a vorticare e si illuminò, perché in presenza del mago a cui era stato vincolato. Il rituale era terminato. Un altro filatterio, un altro legame forgiato. Il ragazzo era controllato dalla cuspide bianca. Fissò, rapito, il bagliore emanato dalla fiala, dimenticando le lacrime e il dolore. «Visto? Quella è magia», gli disse. «Ti insegnerò a usarla quando sarai grande». Belrose consentì al ragazzo di stringere in mano il suo filatterio per qualche minuto, prima di metterlo sotto chiave nella stanza. Wow. Wow. Più di 50 anni fa. È simpatico che ci sia anche questo, comunque. Mi fa piacere, davvero. Diario della Chiesa. Non possiamo confermare che Pharamond abbia attirato degli spiriti con successo. Forse per gli spiriti dell'oblio non è neanche possibile vedere qualcuno che è stato adepto della calma così a lungo. Desidera continuare con gli esperimenti. Lo terremo d'occhio finché non sarà pronto a partire. Una volta tanto che vorrei leggere di più. Molto preoccupante, non si può interagire. Questa è la cassaforte dei filatteri. Ma perché in una caverna? Sì, sono equipaggiamenti preziosi, ma... Interessante. Insomma. Si facevano le cose in maniera piuttosto raffazzonata un tempo, eh? Già. È arrivato il momento di raggiungere i guardiani grigi, ragazzi. Abbiamo soddisfatto la curiosità morbosa del nostro inquisitore. Torniamo alla luce. Questo è il luogo in cui si radunano i guardiani grigi, in cui si è presunto lo facciano. È estremamente eccentrica come costruzione. Questo altare era chiaramente al chiuso un tempo, vedete, ci sono delle colonne crollate, questo arco, questa, insomma, chiamiamolo arco, era estremamente spesso. È andato tutto in malora. No, non è detto. Good. Whatever's happening has already started. We saw lights coming from the tower. It has to be blood magic. I hope we can stop them before more people get hurt. You take point. I'll guard your back. La situazione è tragica, ma insomma, essendoci stato quel canyon, non può essere così antica, quindi è probabile che questa fosse una parete protettiva. E poi qui, forse non era tutto al coperto, ma c'era qualcos'altro qua. Vedete? Oh merda. Magia del sangue. Sacrifici. No. Warden Commander Clarell's orders were clear. This is wrong. Remember your oath. In war, victory. In peace, vigilance. In death. I'm sorry. Sacrifice. Good. Now bind it just as I do.
Beh, visti gli occhi del suo collega, è chiaramente una doppia forma di controllo. Il templare, scusate, il guardiano grigio controlla il demone e il nostro caro signorotto controlla what il guardiano. Unexpected pleasure. Lord Livius Edamond of Virantium, at your service. Che spavalderia. You're no warden, mage. But you are. The one Clarell let slip. And you found the Inquisitor and came to stop me. Shall we see how that goes? Davvero. Seriamente, chissà come finirà. I've killed demons before. If I have to kill a few warden mages as well, so be it. You may have to kill a few, yes. Wardens, hands up! Già. Hands down! Corypheus controls them. They did this to themselves. You see, the calling had the wardens terrified. They looked everywhere for help. In desperation, they turned to the Imperium. Yes, and since it was my master who put the calling into their little heads, we in the Venatori were prepared. I went to Clarell full of sympathy, and together we came up with a plan. Raise a demon army, march into the deep roads, and kill the old gods before they wake. Ah. Ah. Interessante. Già. Rimane il fatto che, dopo quello che abbiamo visto dei Venatori, tra l'altro in quella grotta, stiamo scherzando. In questo si tratta di un estremismo cieco, cioè non esiste speranza che Phalanx possa anche solo ascoltare. È più disposto ad ascoltare un demone che un mago Venatore. Cioè, Venatori, stiamo scherzando. Ah, I was wondering when the demon army would show up. You knew about it, did you? Well then, here you are. Questo è stupido come comunque un piccione, eh? The binding ritual I taught their mages has a side effect. They are now my master's slaves. This was a test. Once the rest of the wardens complete the ritual, the army will conquer Thedas. Ah, avete cambiato idea in fretta. Siamo passati dal dal salvare il mondo dalla distruzione a conquistare tutto. Huh. Mannaggia il roleplay. Che curioso che sarei. Anche se immagino che le risposte non sarebbero molto acute. Quindi, libera i custodi. Release the wardens from the binding and surrender. I won't ask twice. No, you won't. Cosa? The Elder One showed me how to deal with in the event you were foolish enough to interfere again. That mark you bear, the anchor that lets you pass safely through the veil, you stole that from my master. He's been forced to seek other ways to access the Fade. Hmm. When I bring him your hand, his gratitude will be... Bene. Preoccupato? Mi dispiace per i custodi, mi dispiace tremendamente tanto per loro. As you feared, the mages who completed the ritual are under the thrall of Corypheus. And the warden warriors? Of course. Sacrificed in the ritual. What a waste. Ah, giustamente. Chapeau. È stata una mia distrazione. I custodi erano il sacrificio. I maghi, coloro i quali sono sotto il controllo. Ci mancherebbe altro. Beh. Erimond lied to the wardens. They were trying to prevent future blights. With blood magic and human sacrifice. Despite their lack of wisdom, they acted out of necessity. All blood mages do. Everyone has a story they tell themselves to justify bad decisions. And it never matters.
In the end, you are always alone with your actions. In the direction Eremon fled, the only structure of note is an abandoned Warden fortress, Adamant. I suspect we'll find the Wardens there. I suppose it's fortunate a friend once gave me some old maps. Ottimo. Good thinking. The Warden and I will scout out Adamant and confirm that the other Wardens are there. We'll meet you back at Skyhold. Bene. Per ora ci fermeremo qui. Torneremo a Skyhold. Faremo passare nuovamente il tempo. Parleremo con i nostri compagni e poi andremo ad Adamant. Alla prossima.